buongiorno a tutti. Per me è un onore, oltre che un piacere, avere oggi qui con noi Ivan Impozzano, volto conosciutissimo della televisione non solo modenese, che da oltre 30 anni si occupa di salute. Ivana è ligure, una modenese di adozione, nata alla Spezia. E ha cominciato diciamo, la sua carriera molto lunga, ha cominciato in Telestar, poi Antenna 1 e poi ha legato sicuramente il suo nome assoluto a TRC negli ultimi anni in cui ha condotto un'importantissima trasmissione di salute. Ed è proprio di questo tema, un po' di come la salute è cambiato, il modo di raccontare la salute in questi anni che vorremmo parlare con lei. Cominciamo proprio da come nasce la passione per la salute, come nasce l'idea di fare quella che è stata la prima trasmissione in realtà di salute che è stata fatta a Modena. Voi oggi mi regalate una grande emozione perché di solito sono io a intervistare gli altri, oggi Gabriele mi sta intervistando tu e mi fai soprattutto ripercorrere i ricordi della mia vita, ricordi molto emozionanti perché come hai sottolineato io sono nata alla Spezia in un paese che si chiama Marola e proprio praticamente quando ero una bambina io ho avuto un'esperienza molto forte perché un mio zio, io avevo 4 anni e lui ne aveva 26, lavorava nelle navi, nelle sentine delle navi, depurava tutte queste navi nei porti e una sera torna a casa, stava quasi per sposarsi e aveva la febbre. Il medico dice: "Ah, questa febbre è probabilmente un'influenza" e lo fa stare a casa. Il giorno dopo non respirava più, febbre altissima, l'hanno portata all'ospedale e è morto. Io praticamente ero l'unica nipote e allora per consolare la nonna, la mia nonna, ho preso il posto dello zio e sono rimasta in casa con lei. Io da allora ho avuto questa sensibilità nei confronti degli altri. Io sto bene se gli altri stanno bene. Quando si cresce, gli affetti, quello che porti dentro, ma anche l'educazione che hai avuto, te la porti dentro e la trasmetti agli altri. Probabilmente questa passione per la medicina mi è nata proprio per, dare alle persone che ascoltano e che sono dall'altra parte, non informazioni pubblicitarie, non ho mai fatto pubblicità a nessuno, mi sono sempre affidata ai professionisti, esperti del settore, per comunicare con chiarezza a chi era dall'altra parte che non era medico, come poteva andare incontro ad una cura efficace, come da un punto di vista anche chirurgico potevano accedere a determinati interventi. E questo, probabilmente io sono cresciuta da bambina con questo senso del far star bene gli altri e infatti ancora oggi sono così. Io sto bene se gli altri stanno bene e mi è rimasto dentro. Ecco perché continuo a collaborare sempre per quello che riguarda la medicina per dare un'informazione corretta, non pubblicitaria, corretta alle persone che leggono e che ascoltano. Quindi, grazie, è una bellissima testimonianza che ci spiega molto anche l'imprinting che hai avuto all'inizio della tua vita. Mi raccontavi, ci raccontavi prima, quando eravamo ancora prima di collegarci, che quando assistevi all'intervento chirurgico, in sala operatoria, eccetera, poi rimanevi in qualche modo legata al paziente che era lì. Sì, io quando entravo dentro in sala operatoria e di interventi ne ho visti molti, dagli interventi cardiochirurgici agli interventi, voglio dire, anche proprio dell'aneurisma dell'aorta, prima ancora che ci fosse il professor Silingardi, poi sono stata in sala operatoria proprio con lui. Ho visto interventi davvero molto difficili. In molti si sono sempre domandati: ma come facevi a reggere? Come facevi a stare lì a vedere questi tagli, a vedere tutte queste cose? Allora, io intanto mi immedesimavo nella persona che aveva bisogno di queste cure e mi rendevo conto che, erano lì, che era lì perché aveva bisogno di essere aiutato per continuare a vivere. Mi mettevo nei panni dei chirurghi, degli anestesisti, degli infermieri. Mi piaceva vedere questo team di persone che non dicevano io faccio, dicevano noi siamo ed erano equipe che lavoravano insieme. Quando l'intervento finiva e poi andava in onda, in trasmissione, io il giorno dopo telefonavo al direttore o al chirurgo che avevo operato per sapere come stava la persona che avevo visto in animazione
E cioè, poi naturalmente sempre si chiedeva l'autorizzazione per poter fare le riprese, non abbiamo mai ripreso nulla perché ci interessava farlo. Ma quello che mi piaceva far emergere era il noi, la squadra che c'è sempre stata e che continua ad esserci delle persone. Non io sono chirurgo, io faccio, gli altri non esistono, non sono nessuno. È l'equipe insieme che continua a dare questo importante impegno nella nostra realtà di Modena, ma non soltanto. Io ho girato un po' il mondo con i chirurghi del Mediterraneo, sono stata a Damasco, sono stata a Tbilisi in Georgia, in Iran come giornalista non mi hanno dato il visto per poter entrare, però ho i ricordi che dentro non si cancelleranno mai, perché anche essere stata a Damasco e aver visto, sono stata in sala operatoria con i chirurghi, aver visto quanto questi erano impegnati, non c'erano soltanto i nostri chirurghi bravissimi che si mettevano in collegamento anche con Modena, c'erano quelli di tutto il Mediterraneo, dal Libano all'Iran. L'importanza di questa comunicazione, di insegnare a chi non ha gli stessi mezzi per poterlo fare, ma è importante, continuano a farlo. Solo che anche lì il ricordo mio è di Damasco, di Palmira, dove allora c'erano dei bambini molto poveri, ti venivano a chiedere la caramella. Io me li ricordo ancora, mi ricordo quegli ambienti. E sto malissimo adesso a vedere Damasco distrutta, Palmira distrutta e non oso pensare quelle famiglie a come siano ridotte adesso. Quindi sono ricordi e sono pensieri davvero molto molto forti, che però ti rimangono dentro e mi viene di dire grazie a tutti gli operatori, a tutti i medici che sono messi in campo, anche con la loro difficoltà per andare in questi paesi e ci vanno ancora, per dare il loro supporto e la loro esperienza, trasmetterla. Questo è importante, come dicevamo già all'inizio, Gabriele, non è l'io, è il noi, è mettere in campo quello che noi la vita ci ha dato per poterlo trasmettere agli altri, non è soltanto affetto e solidarietà, è essere veri nella vita. Grazie, e questa capacità di andare anche oltre la notizia, appunto preoccupandosi molto anche di tutto il contesto, è sicuramente qualcosa che è sempre trasparito dalle tue trasmissioni e secondo me è stata un po' la cifra in tutti questi anni. E a questo punto ti chiedo la domanda più spontanea: com'è cambiato secondo te il modo di raccontare la salute in questi anni? Perché all'inizio erano veramente poche le trasmissioni, ora praticamente Sì, qualsiasi allora network come ti ha una trasmissione di dicevo salute. Gabriele già dall'inizio, la cosa che io ho sempre valutato è quella di non fare pubblicità. Spesso, anche in trasmissioni che vediamo, non a livello locale, ma ne parlo anche a livello nazionale, spesso le persone in primo piano, soprattutto anche in questi 2 anni di Covid, spesso sono anche quelle che trasmettono non la verità delle situazioni, ma pur di farsi pubblicità vanno in onda. Allora, da un punto di vista deontologico, io credo che bisognerebbe, visto che ci fanno fare anche i corsi deontologici di giornalisti, sottolineare questo aspetto. Quando si parla di sanità, si parla di malattie, si parla anche di Covid, bisogna essere in grado di far trasmettere le notizie alle persone veramente competenti, a chi ha degli studi in mano, che non ti dice io so, ha dei dati che hanno studiato e che stanno naturalmente portando avanti. Quindi affidarci da un punto di vista della comunicazione televisiva e non solo a chi ha l'esperienza del settore. Questa non è fare pubblicità, è affidarci alle persone competenti e dare notizie vere e non trasmettere delle falsità soltanto perché una persona vuole andare in onda. È così. Sicuramente in questi anni insomma, le esperienze e le interviste fatte sono tantissime. Ti chiederei però di selezionare, anche se so che è difficile, un paio da raccontarci, un po' quelle che ti sono rimaste un pochino più nel cuore. Allora, già te le ho dette, quelle che mi è rimasto nel cuore, Damasco, con i chirurghi del Mediterraneo. Un altro momento molto invece più vicino è stato praticamente 2 anni fa, quando il direttore Vagnini era appena arrivato a Modena e quindi ci siamo rincontrati dopo un sacco di anni. E era nell'occasione quando Piero Ferrari ha fatto quella importante donazione
alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara e c'era presente anche la Bertellini, c'era il magnifico rettore, c'erano tutti, ci siamo incontrati anche noi. E allora la cosa molto carina è stata quando ci siamo incontrati con Piero e gli sono andata vicino e gli ho detto: Piero, ma l'avevi visto il filmato che ti avevo dato con l'intervista che avevo fatto al tuo papà Enzo? Mi ha detto: sì, Ivana, sono passati 30 anni quando hai fatto l'intervista, ma sì, l'ho vista. E allora riemergono anche in quel caso i ricordi, perché nell'intervista a Enzo Ferrari gli avevo domandato: lei, ingegnere, produce auto, però camminare a piedi fa bene alla salute, e lei che cosa ne pensa? E lui mi ha risposto: lei ha ragione, dottoressa, però io che tutti i giorni devo fare Modena-Maranello, Maranello-Modena, a piedi non ce la farei, mi Una capisce? risposta molto, molto bella. Sì. Poi ricordo, perché mi hai accennato prima, che un Natale di qualche anno fa hai incontrato La Rita Italia Levi Montalcini. Montalcini, sì. L'ho incontrata, sono andata a intervistarla a casa sua a Roma. È stata un'intervista davvero molto interessante, molto bella, perché lei era una persona, nonostante l'età, che aveva proprio questa voglia di comunicare i suoi studi, le sue esperienze. E aveva anche scritto un libro e quindi mi ha dedicato il libro e mi ha detto: mi resterà davvero nel cuore questa sua intervista, grazie per essere venuta. E gli ho detto: ma grazie a lei per averci ospitato, per averci dedicato il suo tempo prezioso. Grazie, beh, del resto i grandi di solito sono anche quelli che sono più capaci di essere empatici e di Sì, essere disponibili. ma ti dico, poi come questi ne ho intervistati tanti, dalla Mirella Freni, ho passato un Natale, prima di Natale anche a casa sua, l'ho intervistata e lei mi diceva: Ivana, sediamoci qua, ti faccio vedere il mio albero di Natale, e ci siamo fatti la foto con lei, il suo albero di Natale dietro, cioè tutte esperienze molto forti che ti lasciano dentro il segno delle conoscenze che hai fatto, ma quello che ti rimane dentro è l'umanità delle persone. Cioè, è questo trasmettere alle persone che ti seguono e che ti sentono, come dicevamo all'inizio, il noi. E come ha sostenuto delle volte, anche quando l'ho intervistato, il vostro direttore, il dottor Bagnini, che dice: è importante che ci sia squadra e che quando si lavora ci sia anche questa opportunità psicologica di trasmettere a chi lavora con te, ai medici, agli infermieri, a tutti, l'opportunità di potersi esprimere e di dire: siamo una squadra, siamo noi, diamoci da fare insieme, se c'è un problema lo risolviamo insieme, non sono soltanto io che lo devo fare. E questa è una cosa molto importante. Abbiamo parlato un po' del passato, oggi ci stai ancora occupando di sanità e poi dici qualcosina? Continua ad essere, come ti dicevo all'inizio, per me di grande interesse la comunicazione della sanità. E allora collaboro con Profilo Donna, che praticamente è una rivista che va in tutta Italia, anche all'estero, e anche lì mi occupo di sanità, c'è sempre la mia pagina sanitaria. E poi collaboro con Arte di Vivere a Modena, che è una rivista che la vendono anche nelle edicole. E a un certo punto anche lì ci sono le pagine che riguardano proprio la salute e ogni volta trattiamo dei temi che sono davvero molto importanti e che riguardano la nostra realtà e quello che la nostra realtà porta anche all'estero. E poi collaboro con Contromano, che è la rivista pensionati nazionale della CISL. Mi ringraziati tantissimo per il tempo che ci hai donato e per la Io disponibilità. ringrazio voi per l'emozione che mi avete regalato, perché Gabriele sono abituata io a intervistare questa volta. Mi hai fatto raccontare un po' quello che della mia vita che nessuno sa. E questo per me è una grande emozione anche per me e sicuramente per tutti quelli che ci stanno ascoltando, a cui a questo punto, se sei d'accordo, ti chiederei di fare gli auguri di Natale a tutto il nostro personale. Guarda, gli auguri di Natale, davvero, anche per il nuovo anno. Che il Natale nuovo anno sia soprattutto un nuovo anno pieno di serenità, di salute, di rispetto e di amore. Questo vale per tutti, per tutto il personale che è sempre molto impegnato, io lo sottolineo sempre, bravi, grazie per tutto quello che fate per la popolazione, per quello che mettete in campo giorno e notte, perché non lavorate soltanto di giorno, lavorate anche di notte. Grazie per esserci, tanti
Tantissimi auguri anche a te, a tutte le vostre famiglie, che sia un Natale come lo desiderate, tranquillo e sereno e con la felicità della famiglia. Grazie e auguri anche a te.